Torniamo a parlare della paura del rifiuto, che è un blocco emotivo purtroppo consistente che impedisce poi la tranquillità nelle relazioni, quindi è importante individuarli e poi trovare il modo di eliminarli, questi blocchi emotivi. Con Massimo Taramasco abbiamo parlato della paura del rifiuto e abbiamo scoperto che magari non lo sappiamo, abbiamo subito un rifiuto quando eravamo molto piccoli, o addirittura nel pancione della mamma, che forse all'inizio non ci voleva, ma poi ha cambiato idea. E allora adesso esamineremo oggi e poi in un altro appuntamento due metodi distinti per eliminare questo blocco emotivo. Massimo, benvenuto. Ciao Adriana, grazie, ciao. Allora, qual è uno dei metodi per eliminare il blocco emotivo relativo al rifiuto, alla paura del rifiuto? Sì, bene, intanto appunto la prima cosa che dobbiamo fare è verificare se abbiamo questa paura e ce ne rendiamo conto nel momento in cui abbiamo difficoltà a interagire con le persone, temiamo sempre di essere rifiutati, quindi è un qualcosa, questo, che è a livello consapevole. Invece l'origine, diciamo così, non è mai a livello consapevole, è sempre a livello subliminale, cioè di sotto della soglia di coscienza. Allora, intanto di solito facciamo le cose sbagliate, no? Quando temiamo di essere rifiutati, perché una nostra parte, che la nostra parte logica, vuole comunque raggiungere il risultato, per cui tentiamo in modo goffo, in modo sbagliato, di fare degli approcci o comunque di conquistare una persona, per cui puntualmente veniamo rifiutati, no? Quindi si tratta, il primo modo è quello di saturarci di rifiuto, quindi far diventare, come dire, far fare un overdose di rifiuto alla nostra parte emotiva, per cui io temo il rifiuto, bene, cosa faccio? Esco per strada e anziché approcciare delle donne, per fare un esempio, con l'obiettivo di riuscire a conquistarle, le approccio con l'obiettivo di venire rifiutato. Quindi mi prescrivo da solo il rifiuto, Ah, come bene. se dicessi alla parte emotiva: vediamo in quanti modi posso farmi rifiutare oggi. E me lo vado a somministrare con persone che di fatto non mi interessano, perché le incontro per strada. Così anche per una donna può essere molto forte questa cosa qua, perché ti autosomministri, diciamo, un'emozione molto forte. Quindi inizialmente la parte logica soffrirà un po', no? Però si chiama autopenalizzazione per questo motivo qua, no? Cioè, però la parte emotiva gli starò dando la pappa di quel bisogno, ma ne è talmente tanta che dopo un po' non ne farò più praticamente, come dire, non riesco a togliermi il fatto di voler mangiare i ravioli, perché sono un qualcosa che non riesco a togliermi. Inizio a mangiarne tantissimi, e dopodiché avrò la nausea Certo. dei ravioli, per cui non diventerà più una fonte di approvvigionamento emotivo. Quindi in questo modo vado a saturarmi di rifiuto e poi mi renderò conto che la cosa sta funzionando quando non sarò più rifiutato. Cioè, io continuerò a fare degli approcci e a un certo punto magicamente mi renderò conto di non essere più rifiutato. Significa che la parte emotiva si è stufata di rifiuto, l'ho saturata, e per cui inizia a farmi vivere il contrario, a decomprimere, diciamo così, il rifiuto. Quindi questo è un modo abbastanza semplice, è un po' autopenalizzante, perché inizialmente, come dire, la parte logica non ha tanta voglia di essere rifiutata, però lo faccio col fine proprio di eliminare il problema, no? Quindi questo è un metodo che funziona, insomma. Ma lo sai che un amico di mio padre è riuscito a smettere di fumare con questa tecnica? Sì, Fumando tantissimo, certo, è si è fatto la una camera a questione, sì. gas proprio. Sì, Sì. infatti, ti saturi, sì. È interessantissima questa teoria. Allora, Massimo, ricordiamo il canale YouTube Massimo Taramasco, dove tu dai veramente tantissimi consigli. Poi è possibile magari commentare per Sì, saperne di più eventualmente. E poi tu certo. tieni i corsi della seduzione un po' ovunque, a Torino, molto presto sarai anche a Sì. Roma. Sì, e dunque adesso i prossimi due seminari, che saranno di 2 giorni, saranno il 24-25 giugno a Savona e l'8-9 luglio a Roma. Per cui chi fosse, saranno sempre sulla gestione delle emozioni, l'abbandono, sulla seduzione. Chi fosse interessato, o per Savona o per Roma, insomma, 24-25 giugno a Savona, 8-9 luglio a Roma, può contattarmi al 333-1511-703. Per il resto iscrivetevi al canale, comunque troverete delle info anche lì sopra. Perfetto. Perfetto, e noi ci sentiamo nel prossimo appuntamento con un altro consiglio per Ok. gestire la paura del rifiuto.